Amici e compagni, buonasera. Siamo qui dalla Federazione di Livorno del Partito Comunista Italiano. Io sono Marco Ceccarini, con me c'è Marco Barzanti, che ecco qua che fa capolino. Buonasera, Ciao buonasera a tutti, Marco. ciao. Non nascondiamo che purtroppo abbiamo avuto anche qualche problema tecnico all'ultimo momento e quindi dobbiamo condividere questo computer, ma benissimo, così andiamo subito a presentare i due studiosi che ci terranno compagnia per tutto l'arco di questa serata. Andremo avanti fino alle 21. Vado con lo storico Alessandro Obel. Ciao Alessandro. Alessandro, credo che Buonasera. bene. Credevo che tu avessi il microfono disattivato, storico e anche però membro della segreteria del Partito Comunista Italiano e responsabile della cultura. E poi l'economista Vladimiro Giacché. Ciao Vladimiro. Ciao a Ciao tutti. Vladimiro, economista che davvero non ha bisogno di presentazioni, già comunque è stato ex presidente, correggimi se sbaglio, del Centro Europa Ricerche. Corretto. Naturalmente avremo il saluto finale, le conclusioni a cura del segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, Mauro Alboresi, però avremo anche intanto, e direi di cominciare subito con un piccolo filmato dove il segretario della Federazione di Livorno, Luigi Moggia, dà i saluti. Il video è stato registrato proprio nel pomeriggio, quando attorno alle 5 e un quarto la delegazione del Partito Comunista Italiano è andato a rendere omaggio alla lapide che ricorda appunto l'evento di quel 21 gennaio 1921 che sancì l'avvio dell'avventura del Partito Comunista Italiano. Ovviamente adesso si sta facendo tutta questa premessa, poi tra pochissimo entreremo nel vivo, ma naturalmente ci sarà anche il saluto iniziale che è qui accanto a me, quindi del segretario regionale toscano del Partito Comunista Italiano, Marco Barzanti, che avete appena visto. Comunque il nome di Marco Barzanti è accanto al mio, appunto, nella didascalia. Vado dunque a, direi che vado dunque a dare la linea, per così dire, a Luigi Moggia e saluti che il segretario provinciale di Livorno ha portato nel pomeriggio proprio per tutti coloro che adesso stanno seguendo questa diretta. Un saluto a tutti e a quelli che ci stanno seguendo. Oggi per noi è una giornata particolare, sono 100 anni in cui festeggiamo la nascita del Partito Comunista d'Italia, un partito che nacque dopo gli eventi del Biennio Rosso, sull'onda di quelle proteste popolari a cui il Partito Socialista non seppe dare risposta. Nella scissione di Livorno fu proprio questo il contenuto sul quale avvenne la scissione, sul fatto che in quel momento ci volesse un soggetto rivoluzionario che potesse portare avanti le istanze dei lavoratori. Nel suo continuo fare politica, il partito poi divenne anche il partito guida della resistenza e l'ossatura sulla quale tutte le altre forze politiche si batterono contro il fascismo. Divenne anche poi il partito di Togliatti, che con la svolta di Salerno dette un'impronta nazionale e una via democratica di cui ancora oggi viene portata avanti la Costituzione italiana e sulla quale si basa la nostra cultura politica. E da queste premesse e su questa via vogliamo andare avanti per quello che è un rinnovato Partito Comunista Italiano. Bene, allora rientriamo in questo studio approntato. Avete visto che c'è anche uno chroma key con alle spalle il Teatro San Marco, così proprio come si presentava nel gennaio di 100 anni fa. Marco Barzanti, comincio da te prima di entrare nell'approfondimento storico ed economico, non solo dell'evento, ma della storia del Partito Comunista Italiano, di quello che questa grande forza popolare ha rappresentato per la democrazia di questo paese. Marco Barzanti, hai fatto anche un intervento, devo dire anche molto bello, molto sentito,
così come quello di Patrizio Andreoli della segreteria nazionale del partito, che è proprio attorno alle 5:30 avete tenuto, insomma, proprio sotto l'ex teatro, ormai da qualche anno un asilo riconvertito in asilo, perché il teatro fu distrutto nella Seconda Guerra Mondiale, mai più riedificato come tale, ma negli anni '80 venne ricostruito, cioè mantenuta la facciata, ma all'interno c'è un asilo. Marco Barzanti, che cosa dire in questa occasione? Tanto buonasera, un saluto a tutte le compagne e compagni che ci stanno seguendo e ai compagni che faranno parte di questo centenario di questa trasmissione. Che dire, è sempre un'emozione il fatto di essere di fronte a questo teatro, porta sempre un ricordo a quei momenti, a quelle fasi in cui il Partito Comunista storico in questo paese dava un contributo sostanziale e fattivo nel gestire gli enti, i comuni, le regioni, nel portare avanti quelle che era il sogno di creare anche in questo paese il socialismo. E per poco sostanzialmente non ci siamo anche riusciti. E pensare che tutti quei diritti, dalla Costituzione ai diritti dei lavoratori, a quello che oggi è di fronte a tutti noi, il fallimento di un sistema, il sistema del capitalismo, e cioè legato in modo particolare alla sanità, i disastri sanitari in questo paese, ma anche nei paesi come gli Stati Uniti, il Brasile e tanti altri anche dell'Europa, e mettono in evidenza che l'assenza di un partito comunista così forte come era il PC a quel tempo, dei problemi in questi ultimi 30 anni si sono visti. Il cambiamento, quel cambiamento non è andato a favore delle classi lavoratrici, non è andato a favore dell'affermazione della parità tra uomo e donna, non è andato nel miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori in generale, nella stabilità dei contratti, non è andato in quell'economia che speravamo migliore. E soprattutto non è andato verso un'istruzione per tutti e anche questa pubblica, non è andato verso una sanità diffusa, importante e pubblica, ma si è visto privatizzazioni, esternalizzazioni continue negli enti pubblici, nella sanità, si è visto mettere mano a quella che viene considerata la Costituzione più importante e moderna al mondo, eppure però mettiamo mano continuamente alla nostra Costituzione. Ogni volta c'è sempre un tentativo, in questi ultimi 30 anni ce ne sono stati diversi, di portare questa Repubblica al presidenzialismo, alla riduzione dei parlamentari, finalmente ce l'hanno fatta, allo smembramento dei partiti per creare dei partiti virtuali, liquidi, come si diceva qualche tempo fa, e con un sindacato sempre più debole. E mi pare che questa organizzazione, che è stata pensata a suo tempo dalla P2 e da Gelli, in qualche modo è stata portata avanti nel tempo dal Partito Democratico. Poi che il centrodestra e la destra faccia questo tipo di politica non ci stupisce, anzi è normale che la faccia. Ci stupisce quel partito che si sente erede anche di una versione più socialdemocratica, socialista del paese, in realtà ha prodotto politiche neoliberiste e di destra in questo paese, dando soldi alle banche, non dando i soldi ai lavoratori, togliendo stabilità, togliendo i diritti e in questo caso anche quella sanità che era necessaria. E purtroppo sono i problemi che vediamo tutti i giorni. Nel ricostruire il PC ci siamo domandati: ma se in questi 25 anni coloro che hanno tentato sostanzialmente hanno fallito, perché Rifondazione naviga nelle sue difficoltà, il partito di Rizzo è 10 anni e che più di questo non va, anche se ha un'esposizione mediatica importante, perché ricostruire e tentare di ricostruire un riferimento comunista? Proprio per questo, perché di fronte al disastro che c'è stato in questi 30 anni di mancato riferimento culturale, ideologico, politico, il PD sostanzialmente ha smembrato una parte della storia e della vita di tutti noi, ha eliminato quello che era il riferimento per tanti lavoratori. E quindi oggi noi dobbiamo tentare un'operazione che è difficilissima, lo sappiamo tutti coloro che militano nel PC di oggi, e ci auguriamo tanti altri che da domani possano farlo insieme a noi,
costruire un partito che sia come meglio, quantomeno, della prima fase di quel PC storico che riuscì a mettere insieme tante anime, ma alla fine riusciva sempre a trovare una sintesi. E la sintesi era legata al marxismo, al leninismo, e Gramsci fu, insieme a Togliatti, i portatori di questa cultura. Poi dopo, piano piano, quel PC è cambiato e abbiamo visto che cosa è diventato nel tempo, smembrandolo, distruggendolo. Quindi non hanno soltanto distrutto un patrimonio, diciamo sì, economico, ma soprattutto ideologico e culturale. E oggi il PD ha sfidato ancora una volta i comunisti che ancora come noi sono in piazza a difendere e a ricordare i 100 anni, portando un mazzo di fiori a quel partito, come Giani durante le elezioni regionali si presentò sul palco di Livorno con la bandiera, con la faccia e il martello, lui che è sempre stato craxiano e socialista, di quel tipo di socialismo. Ecco, tutto ciò io credo sia una vergogna e che sia anche una barzelletta che dovrebbero cessare. Queste sfide e queste provocazioni anche di fronte a chi ancora oggi porta avanti questi ideali e quei valori rispetto a loro, che ormai non sono più nulla davvero di riferimento di quella sinistra anche più moderata. Ecco, naturalmente poi torneremo anche nel corso, diciamo, del dibattito con i due studiosi su questi argomenti che tu, Marco, hai anticipato, però ti vorrei chiedere una cosa, Marco, no? Perché giusto ieri la Federazione Livornese del PC ha fatto un comunicato, devo dire molto garbato, ma anche molto ironico, sul fatto che il Comune di Livorno, quindi un'istituzione, ha organizzato tutta una serie di eventi, probabilmente tutto questo è ancora in costruzione, comunque diciamo da quello che abbiamo potuto vedere, tutta una serie di eventi dove sono stati coinvolti studiosi, ex politici, politici, ma non c'è una presenza non solo del PC, ma neanche di altre forze che si dichiarano eredi della diciamo sicuramente mantenendo la matrice pur attualizzata, pur rimodernata, tutto quello che vogliamo, ma la matrice marxista-leninista che è stata la matrice fondante, direi che è l'essenza stessa del Partito Comunista, non solo italiano. Allora, voglio dire, quindi la Federazione di Livorno ha ironizzato dicendo bello, bello che si organizzi tutto questo programma, peccato che si sono dimenticati di invitare i comunisti, magari non direttamente, ma attraverso qualche associazione culturale, qualche intellettuale, qualche personalità che a quell'area è afferente. Io non è che ti voglio servire la risposta, l'assist per la risposta, perché tutto questo, amici e compagni che vedete, non è stato assolutamente provato, non è stato programmato. Gli stessi due ospiti che si stanno fra poco sottoponendo, diciamo, al confronto, entrambi, si sono presentati senza, diciamo, avere no le domande assolutamente. Per cui tutto quello che verrà è spontaneo e penso che questo sia un modo anche di arricchire e rendere, migliore il dibattito, perché quando le idee sono, come dicono gli spagnoli, con animo lindo, quando si fanno le cose con animo lindo non c'è necessità di preparare. Però quindi quello che hai detto mi ha indotto però questa domanda che ti voglio fare: qual è il tuo giudizio su questo comportamento che effettivamente forse magari non dico il partito se lo si vuole tenere fuori perché magari può essere anche una scelta pure comprensibile, no? Però magari qualche intellettuale, qualche associazione, so che a Livorno si sta costituendo un'associazione dedicata a Luciano Traversi, che è stato un grande comunista, e per cui diciamo magari poteva essere coinvolta quello o qualsiasi altra persona, anche singola, che però attiene a quell'area. Beh, vedi, credo che anche questo torni esattamente in quello che sta accadendo nella politica italiana, cioè quella di escludere a priori e di non dare la parola e far conoscere quelli che sono oggi i partiti comunisti esistenti. Perché più se ne parla e più si accredita che davvero sia possibile cambiare una società, è possibile avere un modello diverso e di riferimento nuovo. E allora questi comunistacci cattivi evidentemente
dai compagni cinesi che sono venuti a aiutarci durante la pandemia, ai compagni cubani che sono venuti a aiutarci durante la pandemia. Evidentemente questo comunismo così cattivo, più lo si tiene ai margini, meno lo si fa conoscere, meglio è, proprio per evitare che qualcuno si accorga che effettivamente avevamo ragione tanti anni fa e ancora oggi abbiamo ancora più ragione nell'affermare che questa società non va cambiata, va totalmente abbattuta. E quindi il comune di Livorno non ha fatto altro che un'operazione a favore del Partito Democratico, e cioè invitando il Partito Democratico, perché c'era Giani, c'erano deputati del Partito Democratico, c'erano assessori regionali e consiglieri regionali del Partito Democratico, quindi nemmeno da dire che ha invitato le opposizioni della regione comunque al centenario, e quindi è comunque un fatto storico di sua importanza culturale, al di là dell'ideologia che può piacere o meno, ma è proprio un'impronta culturale di eliminazione del Partito Comunista nelle sue sfumature di oggi, con le varie divisioni e frammentazioni. Però noi 2 anni fa ci siamo presentati al Comune di Livorno con una nostra lista, candidato appunto a sindaco era il compagno Moggia, quindi nemmeno da dire che al comune è sfuggita, diciamo così, la presenza del Partito Comunista Italiano, perché se ci siamo candidati abbiamo preso dei voti, e quindi significa che hanno voluto dare un segnale di esclusione al nostro partito. Quindi abbiamo fatto bene a fare quel comunicato e facciamo bene anche nei prossimi giorni a sollecitare il comune e a evidenziare questo errore, che non è un errore casuale, è un errore voluto, e quindi dobbiamo assolutamente anche in questo fare chiarezza e cercare in qualche modo di far riconoscere che quell'errore necessita una correzione. Il Partito Comunista Italiano ci sarà comunque a priori dai loro festeggiamenti e da quello che fa il Comune di Livorno. Ci dispiace che il Comune abbia avuto un comportamento esclusionista nei nostri confronti e anche delle altre forze politiche, perché la Rifondazione comunque è 25 anni che esiste, insomma, quindi senza voler andare a giustificare gli altri che lo faranno per conto proprio, però insomma ci sono delle forze politiche comunque in questo paese, ci sono da molto tempo, quindi anche un minimo di riconoscimento e di riconoscenza verso la storia del Partito Comunista Italiano ci doveva essere. Beh, naturalmente io mi rifacevo, al di là del fatto odierno, del convegno odierno, so che c'è stato qualcosa, ma per tutta la serie di manifestazioni che sono state programmate da qui alla fine dell'anno, magari ci sta che nel corso dell'anno porranno rimedio. Allora io vado intanto a salutare il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, Mauro Alboresi. Buonasera Mauro, ciao. Grazie a voi. Ciao. Benvenuto. Ciao. Ciao. Segretario, al quale chiedo di aspettare un pochetto, perché intanto volevo seguire un attimo la scaletta e introdurre, diciamo, i due studiosi, che siamo ancora all'inizio, quindi non problema. Bene, bene. Allora vado con Alessandro Obel. Alessandro Obel, ciao Alessandro, ben trovato. Ciao Marco, buonasera. Buonasera. Allora, diciamo, come vi avevo chiesto, diciamo, cerco di organizzare questo incontro in modo spontaneo, quindi non ci sono domande precostituite. Al tempo stesso vi avevo chiesto sintesi, brevità, per cui prima a te e poi a Vladimiro Jacquet do 5 minuti ciascuno per diciamo, esporre i contenuti che ritenete essenziali, principali, di maggior interesse nella ricorrenza quest'oggi del 100° anniversario della nascita del Partito Comunista Italiano. E naturalmente tu sei uno storico, Vladimiro Jacquet è un economista, per cui sicuramente saranno due tagli differenti. Prego Alessandro. Sì, ma allora, diciamo, avendo deciso appunto gli interventi brevi di pochi minuti, direi intanto qualcosa sulla nascita e i primi anni del Partito Comunista d'Italia. Sappiamo che quel partito nacque a seguito delle lotte del Biennio Rosso e prima ancora della Rivoluzione d'Ottobre e prima ancora della spaccatura che ci fu all'interno del Movimento Operaio Internazionale a seguito della Prima Guerra Mondiale. Questo elemento viene dimenticato da coloro i quali in queste settimane
hanno parlato di dannazione per quanto riguarda il congresso di Livorno e hanno individuato nella nascita del Partito Comunista d'Italia, nella scissione del Partito Socialista di allora, l'inizio di tutte le divisioni, di tutti i mali, di tutte le sconfitte della sinistra. Dimenticando che appunto la vera cesura all'interno del movimento operaio internazionale avvenne con la prima guerra mondiale, quindi partiti socialisti che, tradendo la parola d'ordine internazionalista, votarono i crediti di guerra e quindi anziché invitare i proletari di tutti i paesi a essere uniti, li invitarono ad andare a scannarsi sui campi di battaglia. Questa scelta portò al sorgere di minoranze di sinistra all'interno del movimento operaio socialista, le grandi conferenze di Zimmerwald, Kintal, il ruolo di Lenin che già allora emerse, e quindi al formarsi di un'ala sinistra che poi sarebbe sfociata nel movimento comunista. L'altra cesura è quella dell'ottobre, della rivoluzione d'ottobre, e quindi il primo tentativo, il primo esperimento di un ribaltamento dei rapporti di potere, un primo esperimento di classi lavoratrici al potere, e quindi un, diciamo, qualcosa di completamente inedito nella storia. In Italia, tra il 19 e il 20, appunto nella fase del biennio rosso, ma già a partire dal 18, c'è una grande mobilitazione sociale, politica, vengono occupate le fabbriche a Torino nel 20, prima ancora c'erano stati i moti contro il caro vita, c'è una grande ondata di mobilitazioni sociali che però pongono anche qualcosa di più, cioè pongono anche il tema appunto di una nuova, di un nuovo ruolo delle classi lavoratrici all'interno dello Stato e anche in alcuni casi di un nuovo Stato. Sappiamo che il Partito Socialista rispetto a quella mobilitazione mostrò delle esitazioni, delle incertezze, preferì considerarla una mobilitazione sindacale più che politica, e questo in qualche modo indusse la sinistra interna al Partito Socialista, le varie sinistre, quella di Gramsci e del gruppo ordinovista che fino alla fine aveva cercato la strada del rinnovamento di quel partito, invece ad arrivare all'opzione della fondazione di un nuovo partito che aderisse appunto coerentemente alla Terza Internazionale. Dobbiamo ricordare infatti che il Partito Socialista Italiano aveva formalmente aderito all'Internazionale Comunista, non volendo però in qualche modo essere conseguente con quello che l'Internazionale chiedeva, ossia una cesura tra i riformisti e i rivoluzionari, ossia appunto la non appartenenza dei riformisti a queste organizzazioni. Ecco, i socialisti avrebbero voluto, per quanto riguarda la loro componente massimalista guidata da Serrati, invece tenere tutti insieme. Però le divisioni erano arrivate a un punto tale che questa incompatibilità strategica tra le due ali, quella riformista e quella rivoluzionaria, non poteva non sfociare nella nascita del nuovo partito. Ecco, sappiamo che questo partito dovrà però in breve tempo riorientare le proprie prospettive, perché appunto nato sull'onda del biennio rosso con una prospettiva e una volontà rivoluzionaria, nel giro di pochi mesi vivrà invece la fase del riflusso dell'ondata rivoluzionaria, dell'avvento del fascismo, prima della marea squadrista montante e poi dell'avvento del fascismo, e questo costringerà i comunisti a dover rivedere completamente le loro priorità e anche la loro strategia. La prima fase, come è noto, è quella degli anni, quella della direzione bordigliana, con tutti i suoi limiti anche di dottrinarismo, di settarismo, il rifiuto per esempio prima dell'avvento del fascismo di partecipare al movimento unitario degli arditi del popolo, ritenendo indispensabile organizzare delle squadre armate di partito, e alla fine nessuna delle due, né gli arditi del popolo né le squadre di difesa comuniste, riuscirono isolatamente a tenere testa allo squadrismo, così come più in generale una sottovalutazione da parte di Amadeo Bordiga del fenomeno fascista. Quando ci fu la marcia su Roma, Bordiga con altri dirigenti del neonato Partito Comunista d'Italia era in viaggio verso Mosca per partecipare al congresso dell'Internazionale, e l'avvento del fascismo fu giudicato l'avvento di un potere borghese
l'alternarsi di un potere borghese a un altro, una parentesi, qualcosa che non avrebbe cambiato i termini dello scontro sociale. Questo grave errore che fu condotto, errore appunto di dottrinarismo, di tenere tutto insieme, di diremmo oggi tagliare le cose con l'accetta, ebbe dei costi pesanti per il partito. E rispetto a questi costi inizia la riflessione di Antonio Gramsci e del gruppo ordinovista, di Togliatti, che richiamerà sempre in tutta la sua vita la necessità di un'analisi differenziata dei fenomeni, quindi di non mettere mai cose diverse nello stesso calderone, saperle distinguere e quindi saper agire politicamente di conseguenza, e soprattutto di Gramsci. I due dirigenti arrivano a imprimere una svolta al partito alla metà degli anni 20, e in particolare col congresso di Lione, con quelle tesi di Lione in cui si analizza per la prima volta da parte dei comunisti in modo sistematico la società italiana, quelle che vennero definite le forze motrici della rivoluzione, quindi il ruolo della classe operaia del nord, dei braccianti e dei contadini meridionali, e soprattutto comincia ad avanzare nel gruppo dirigente una riflessione su quale tipo di rivoluzione potrà abbattere il fascismo. Inizialmente i dirigenti comunisti si danno una sola risposta: il fascismo sarà abbattuto da una rivoluzione proletaria che instaurerà i soviet e il socialismo. Nel corso degli anni questa visione comincia a essere problematizzata e si comincia a far largo la strada di avere aperte due prospettive. Può essere che il fascismo sarà battuto da una rivoluzione proletaria socialista che instaurerà i soviet in Italia, ma può essere anche invece che il fascismo sarà battuto da una rivoluzione popolare, quindi più ampia, dove accanto e attorno al proletariato ci saranno altri settori sociali, e questa rivoluzione popolare probabilmente non instaurerà immediatamente il socialismo, sarà una rivoluzione popolare antifascista che avrà inizialmente delle parole d'ordine democratiche. Come poi questo processo potrà svilupparsi, se verso il socialismo oppure no, dipenderà dalla forza, dal ruolo, dal peso dei comunisti. Matura quindi una riflessione diversa rispetto a come il fascismo potrà essere abbattuto, e quindi matura l'idea di tenere in vita il partito. Dobbiamo sempre ricordare che mentre tutti gli altri partiti smantellano le loro organizzazioni, il Partito Comunista d'Italia rimane vivo e presente nel paese, sia pure nelle condizioni della clandestinità. I riformisti sciolgono la CGIL, i comunisti la ricostituiscono, poi cominciano l'azione entrista anche nelle organizzazioni di massa del regime, quindi c'è una forte centralità dell'iniziativa del partito, ma al tempo stesso l'idea di costruire un blocco storico attorno alla linea del partito, alla prospettiva del superamento del fascismo, costruire un fronte sociale di alleanze, e quindi appunto tutta la riflessione che poi Gramsci svilupperà in carcere da questo punto di vista, con l'obiettivo certamente non di tornare alla democrazia liberale prefascista, e però neanche probabilmente di costituire immediatamente i soviet, se si voleva mantenere, diciamo, questo fronte ampio, ma di costituire, ormai siamo agli anni 30, quindi questa elaborazione va avanti nel corso degli anni, e quindi siamo arrivati ormai alla metà degli anni 30, alla fase dei fronti popolari, a quella che Togliatti chiamerà una democrazia di tipo nuovo. È un'elaborazione del resto che non riguarda unicamente i comunisti italiani, la troviamo in Dimitrov, la troviamo nei grandi leader che determinarono la svolta dell'Internazionale Comunista del Settimo Congresso verso appunto i fronti popolari antifascisti. E quindi l'obiettivo di una democrazia di tipo nuovo, popolare, progressiva, ci saranno diversi termini dalla metà degli anni 30 fino al 44, che aveva delle caratteristiche fondamentali, e chiudo su questo. Perché era una democrazia di tipo nuovo? Togliatti la vedrà in Spagna durante la guerra civile costruirsi davanti ai suoi occhi, perché doveva essere, in Spagna era quello il tentativo, l'esperimento, una democrazia che tagliava le gambe al fascismo innanzitutto colpendo le forze economiche e sociali che avevano voluto il fascismo, quindi abolendo il latifondo, nazionalizzando le terre, nazionalizzando le grandi imprese, quindi una democrazia nuova perché cambiava profondamente i rapporti di forza e di proprietà all'interno della società.
allargava al massimo la partecipazione democratica, il potere dei lavoratori. Ecco, su questa linea, quindi unitaria, con l'obiettivo di una democrazia di tipo nuovo, il PC approda poi alla lotta di liberazione. E quella idea maturata nei decenni precedenti di un fronte ampio, di cui però il Partito Comunista fosse l'avanguardia, verrà praticata durante la Resistenza. Questa formula che a volte si usa sembra qualcosa di astratto, il ruolo di avanguardia del partito. Che cosa significò? Significò in quei frangenti qualcosa di molto concreto. Significò, per esempio, che il 30 agosto del 43, poco prima che l'armistizio fosse reso pubblico, fosse annunciato, anzi fosse ancora firmato, ma già ce n'era sentore attraverso le gerarchie militari, attraverso Jaime Pintor, i comunisti erano informati di quello che stava per accadere e capirono subito che, firmato l'armistizio, i tedeschi che erano presenti nel paese sarebbero diventati una forza occupante, nemica, contro cui bisognava organizzare la difesa armata nazionale. Il 30 agosto del 43 Longo stende quel documento, quindi i comunisti fanno il primo passo, ma la mattina dopo lo presenta alle altre forze antifasciste, agli altri partiti del movimento operaio che accettano quella piattaforma, e quel documento è l'atto di nascita della Resistenza, della lotta di liberazione italiana. Quindi ruolo di avanguardia significa fare il primo passo, ma non per rimanere da soli, per cercare poi di fare in modo che su quel primo passo le altre forze si aggreghino. E quindi con quella impostazione, appunto, il PC costruì il suo sforzo nella lotta di liberazione, nella quale fu egemone proprio per la giusta linea politica che seppe dare a quella lotta e per il lavoro ventennale che aveva compiuto, appunto, durante il fascismo nelle condizioni della clandestinità. Dunque, quella scissione non fu una sciagura, non fu una dannazione, ma fu un evento importante che consentì questi sviluppi successivi e quindi di avere anche quel tipo di lotta di liberazione dal fascismo che in Italia si ebbe. Non ti sentiamo, Marco. Prego. Sì. Sì. Non abbiamo sentito nulla. Prego. No, semplicemente ti ho semplicemente dato la parola, non ho aggiunto altro. Ok. Sì, io provo a riprendere un po' il filo del discorso di Alessandro. Cercherò di leggere un po' la stessa storia da un punto di vista economico. Mi fermerò un po' meno perciò sul periodo che ha già trattato lui. Va bene, il Partito Comunista d'Italia nasce sull'esempio sovietico, nasce con l'idea appunto di fare come in Russia, come si diceva allora, ma sulla scorta del movimento dell'Ordine Nuovo, dei consigli di fabbrica, di cui raccoglie un'eredità importante. Nel fascismo, arriva il fascismo, come è stato detto, che non è addebitabile, come si sta scrivendo insensatamente in questi giorni, alla divisione tra socialisti e comunisti, ma l'appoggio del grande capitale al fascismo e della gran parte degli altri partiti al fascismo. Non dimentichiamo il listone a cui presero parte tutti, tranne socialisti e comunisti. E per quanto riguarda il fascismo, ovviamente il PC è nella clandestinità, ma riesce lo stesso a elaborare alcune tra le più avanzate analisi dell'economia fascista, del carattere di classe del fascismo. In particolare penso ai lavori di Piero Grifone, che avranno un'importanza molto notevole nella formazione del gruppo dirigente del PC che si avvierà alla Resistenza. Ma veniamo, mi fermerò in particolare sul dopoguerra. C'è la guerra, c'è la Costituzione, e questo è un passaggio assolutamente fondamentale. La Costituzione voluta dai comunisti, ma una forma, diciamo, una delle più alte forme, forse l'unica, direi, di questo paese, di compromesso storico tra le grandi forze politiche e sociali di questo paese,
e ci regala, diciamo, appunto, una delle costituzioni più avanzate del mondo, che contempla diverse forme di proprietà pubblica, privata e cooperativa, pone dei precisi vincoli sociali alla proprietà privata e al suo esercizio, e stende una sorta di catalogo di diritti sociali esigibili, a cominciare dal diritto al lavoro, senza i quali non è neanche, diciamo, che sono inscindibili dai diritti civili. Cioè l'impostazione della Costituzione è quella diciamo, che prevede che i diritti civili siano inscindibili dai diritti sociali, non esercitabili compiutamente in assenza dei diritti sociali. Questo è il concetto sostanzialmente di democrazia progressiva, che viene innestato in una delle più importanti, credo sinceramente, costituzioni del mondo occidentale. Su questo saranno incardinate nei decenni successivi le lotte e la loro legittimità. Queste lotte iniziano molto presto, iniziano con l'occupazione delle terre e le lotte contro il latifondo, che lascia decine di morti ammazzati dai latifondisti, dalla mafia e in parte anche dalle forze di polizia. Nel 48 abbiamo la rottura dell'unità sindacale, ma anche qui il PC e la CGIL riescono ad avere un atteggiamento molto innovativo e molto propositivo. Il piano del lavoro di Di Vittorio è un piano importantissimo, perché la risposta, la creazione della Cassa del Mezzogiorno, ma anche degli istituti di credito a medio e lungo termine e di tutta una serie di infrastrutture che avranno una notevole durata e importanza nel corso della cosiddetta Prima Repubblica, nascono lì, nascono come risposta al piano di Di Vittorio. Ecco, questo è un esempio abbastanza concreto del fatto che il PC e la CGIL all'epoca riescono a attuare una difesa dei diritti dei lavoratori in piazza con le lotte, dando però anche avanzando proposte concrete e come dire, suscitando risposte in qualche modo progressive, anche se non erano inquadrabili ovviamente nella prospettiva del socialismo. Dal 1956 il Partito Comunista abbraccia la via italiana al socialismo. L'anno successivo, assieme al Partito Socialista, si schiera contro il Trattato di Roma, che forma diciamo che la vita al mercato comune europeo. All'inizio degli anni 60 nasce il centrosinistra, che nasce come un tentativo di isolare il Partito Comunista, ma al tempo stesso il Partito Comunista riesce ad interloquire in maniera critica, ovviamente fortemente critica, ma riesce a interloquire e a condizionare il centrosinistra. Sono gli anni in cui si cerca addirittura di impostare un nucleo di programmazione economica, in cui le partecipazioni statali esercitano un ruolo trainante per lo sviluppo economico di questo paese. Ecco, su questo, sulla questa economia mista che si va creando, si innesta dal punto di vista teorico il concetto togliattiano delle riforme di struttura, che ho visto con una certa curiosità è stato considerato come una sorta di boutade politica, mi pare, in una recente intervista di D'Alema. Questa cosa che non si sapeva bene cosa fosse, dunque andava bene sempre. In realtà no, era il tentativo di impostare delle riforme che spostassero i rapporti di classe, i rapporti di forza tra le classi all'interno del paese verso una prospettiva più avanzata, e che era quello di un ruolo importante dello Stato a fianco al ruolo del mercato, però diciamo in cui si spostavano avanti i rapporti di forza e si conquistavano diritti. E tutto questo non sono state, come dire, delle favolette così ad uso delle masse, perché i diritti sono stati conquistati in quegli anni, in quei decenni, dallo statuto dei lavoratori alla riforma della sanità, alle pensioni. Abbiamo tutta una serie di diritti che vengono, di bisogni
che diventano diritti, che riescono ad affermarsi come diritti. Il Partito Comunista riesce a effettuare un'analisi molto importante delle tendenze del capitalismo italiano all'inizio degli anni 60, ma riesce soprattutto a orientare, a entrare nell'orto dell'autunno caldo, e l'Italia è l'unico paese in cui c'è una reale saldatura tra le lotte studentesche del 68 e quelle operaie del 69. Si arriva agli anni 70, c'è la reazione, c'è Piazza Fontana, c'è il tentativo appunto di interrompere questo percorso progressivo, che era anche l'avvicinamento del PC al potere politico. C'è la crisi degli anni 70, c'è la politica che il Partito Comunista abbraccia in quegli anni, la cosiddetta politica dell'austerità, che però diciamo anche recentemente si è fatto un po' l'errore di assimilare a delle politiche di austerità che abbiamo conosciuto più recentemente. Non era questo, la politica di austerità era il tentativo di, come dire, cambiare, era un pezzo di un cambiamento di un modello di sviluppo. È stato un errore, io ritengo che sia stato un errore, ma si inquadrava comunque in un tentativo, diciamo, che era comunque progressivo. Il PC nel 78 è contro il sistema monetario europeo, l'antesignano dell'euro, vota contro e il governo si può dire che cada anche su questo. Cioè, resta la testimonianza di un discorso, di due discorsi, uno di Spaventa, un indipendente di sinistra, e un altro di Giorgio Napolitano, che dicono chiaramente per quale motivo quel sistema non funzionava e era, diciamo, antioperaio, diciamo, in ultima analisi. Consiglio a tutti di rileggersi quegli interventi, perché ci dicono molte cose anche di quello che è successo nei decenni successivi. Negli anni 70-80 c'è l'eurocomunismo, una terza via non ben precisata, è un tentativo ancora una volta di trovare una strada originale, ma molto presto comincia a diventare concretamente, viene declinata come un avvicinamento tout court alla socialdemocrazia europea. Questo avviene all'inizio degli anni 80 in maniera molto chiara, gli elementi scatenanti sono due essenzialmente: la crisi dei paesi dell'est da un lato, la situazione in Polonia, poi insomma alla fine del decennio, come sappiamo, la fine del muro di Berlino, e a breve, dopo poco, in due anni, anche la fine dell'Unione Sovietica. L'altro elemento che viene spesso trascurato è la ritirata, diciamo, del governo di sinistra in Francia, Partito Socialista Francese, Partito Comunista Francese, dopo il primo governo Mitterrand. Quel governo viene messo in crisi dalla speculazione finanziaria, e a quel punto c'è una svolta di Mitterrand verso una prospettiva differente, e c'è, ovviamente, tutto questo non poteva non avere conseguenze anche sul PC, che si trova politicamente isolato, in particolare dai governi, i famosi governi di pentapartito, e in evidente difficoltà strategica. Di qui si arriva nel 91 al suicidio del Partito Comunista, e diciamo i cui discendenti, difficilmente faccio fatica a chiamarli eredi, faranno poi politiche economiche direttamente, insomma, opposte a quelle che erano state proposte, avanzate con qualche successo nei decenni precedenti. Di fatto ci si accoda alla reazione neoliberista, con le privatizzazioni, con lo smantellamento dell'economia mista, e dal trattato di Maastricht con l'accettazione di un sistema giuridico, istituzionale e, ahimè, anche monetario, che era direttamente in contraddizione, a mio giudizio, con la Costituzione della Repubblica Italiana. Ma stiamo già parlando di un'altra storia. Io spero che questa brevissima carrellata che ho provato a fare abbia
sia riuscita per qualcuno, insomma, un po' più ricca, un po' meno demonizzante e semplificatoria di tante cose che purtroppo stiamo sentendo in questi giorni. Bene, grazie, grazie. Intanto allora io naturalmente prima di entrare, ovviamente poi il segretario al momento opportuno farà le conclusioni, però vado da lui, vado da Mauro Alboresi perché vorrei chiedere se queste due introduzioni che hanno fatto rispettivamente Alex Hobel e Vladimir Jacquet ti hanno sollecitato qualcosa, qualche riflessione che ci vuoi anticipare, ovviamente salvo il fatto che poi avrai tutto il tempo per trarre le conclusioni. E poi c'è una domanda che ti farò dopo a ruota. Prego Mauro. No, io mi limito soltanto a sottolineare che non si può che essere assolutamente d'accordo con quanto portato alla nostra attenzione da Alexander Hobel e da Vladimir Jacquet. Di questo stiamo oggettivamente trattando, di questo si tratta quando ragioniamo in maniera seria del che cosa è stata la storia del Partito Comunista Italiano, del come essa abbia coinciso ed inciso fortemente con la storia, direi la parte migliore della storia del nostro paese. Bene, grazie, veramente grazie anche per la sintesi. Segretario, vorrei chiederti però una cosa. Oggi ovviamente è un giorno di riflessione, però si sa che la comunicazione oggi dà molto spazio all'evento e dalla comunicazione poi parte la percezione che sia di un fenomeno. Allora stamani mattina alla RAI, nella trasmissione Agorà, è andato in onda un servizio che io voglio riproporre perché ripropone, diciamo, in un modo, cercando di far leva sui sentimenti, diciamo è breve, dura due minuti e qualcosa, comunque ecco, ti vorrei chiedere a ruota se secondo te questo genere di servizi che adesso faremo vedere sono utili o no, perché per un partito che si sta ricostituendo e che ha necessità di riallacciarsi alla storia prestigiosa del Partito Comunista Italiano, quello storico, ma al tempo stesso anche, come dire, di affermare dei principi che sono attuali, attualizzabili e che non si deve vivere soltanto di ricordo. Faccio vedere queste immagini e poi mi farebbe piacere avere la tua riflessione. Un'altra umanità. Questa bandiera era sul palco del congresso del Partito Socialista al Teatro Goldoni. Due fratelli vanno al congresso del Partito Socialista, uno rimane a Goldoni e uno va al San Marco con la scissione con i comunisti. Quello che va al San Marco prende la bandiera e se la porta al San Marco. La corrente comunista guidata da Amedeo Bordiga, Umberto Terracini e Antonio Gramsci abbandona il Partito Socialista, si trasferisce nel Teatro San Marco e fonda il Partito Comunista d'Italia. È il 21 gennaio 1921. È un centenario, sia per lei che per il Partito Comunista Italiano. Sì, non c'è dubbio, ma devo dire che la coincidenza delle date ha poi segnato la mia vita, perché mi ha impedito di festeggiare il mio compleanno. Sa che Togliatti la chiamava la giraffa, per dire che il PC, il Partito Comunista Italiano, era un animale anomalo, non la giraffa, c'è quel collo lungo. Il partito aveva un ruolo molto di educazione, di formazione, che lì ancora c'era un altissimo grado di analfabetismo. Io ricordo per esempio la campagna che facemmo primo per spiegare alle donne che si doveva votare, secondo per spiegare loro che si doveva votare per la Repubblica, terzo che bisognava poi scegliere una forza politica. Siamo al quinto congresso dicembre, 6 gennaio del Congresso nazionale PC.
vi faccio vedere una chicca che c'è qui, Enrico Berlinguer. Vado a Sassari intellettuale. Per Roma Termini scendiamo, sbrottoliamo le bandiere, ci fermiamo in piazza Seba, per il solito caffè, partigiani, segretario, e noi per tutta dritta, per andare a salutare il compagno Berlinguer. Mi ricordo che al suo funerale una donna vicino a me disse: parlava così male che doveva essere sicuramente sincero. Ecco, i grandi e amati leader del Partito Comunista erano tutto meno che gli strilloni propagandistici. Fateci largo che passa il corteo. Lei è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano. Che memoria ha del periodo della svolta? Periodo veramente molto importante, che fu la più grande discussione democratica di tutti i partiti del dopoguerra, ma non è stata mai in nessun momento una biura della grande importanza che ha avuto il Partito Comunista nella storia italiana per la democrazia di questo paese. Ma le do una descrizione anche più bella, che è di Jean-Paul Sartre, che disse: adesso ho capito che cos'è il PC. Il PC è l'Italia, e cioè un pezzo di questo paese che lo riflette. Desse tutti uguali. Segretario, la domanda era quella che avevo fatto prima. Questo genere di attenzione, come può essere anche, diciamo, rivolto in modo positivo per il Partito Comunista Italiano ricostituito? E poi il giudizio generale che chiedevo prima in merito a quello che pensi su questo tipo di comunicazione, che punta più, come dire, sulle emozioni e sul cuore che sulla attualità di una proposta politica. Tanto è andata bene così. Tanto credo che emerga con forza anche questo servizio in molte delle dichiarazioni che abbiamo avuto modo di sentire, che cosa concretamente è stato il Partito Comunista Italiano. Un soggetto che tanti hanno vissuto come capace di rispondere alle proprie istanze, un simbolo di riscatto e di emancipazione. Un partito che abbiamo avuto modo anche prima di sottolineare, capace di sviluppare nel tempo teorie e prassi politiche. Non è casuale che sia divenuto il maggiore partito comunista dell'Occidente. Un partito che è stato capace di misurarsi con la definizione di una via italiana al socialismo, ossia con il delineare un progetto di transizione democratica verso il socialismo in un paese avanzato. Qualcuno degli intervistati, non casualmente Achille Occhetto, ha dichiarato che il processo, da lui simbolicamente rappresentato, che ha portato allo scioglimento del Partito Comunista Italiano, non è mai stato in un qualche modo una biura di quella storia. Su questo potremmo dissentire. Di sicuro non è in alcun modo accettabile quello che in tanti, a partire da lui, soprattutto dopo di lui, hanno teso a rappresentare, ossia una nuova soggettività politica da leggersi in continuità con quella storia. Quello che è stato operato in realtà nel 1991 è una cesura profonda, assoluta, tra quella storia e quello che è venuto dopo. Credo che nell'informazione odierna, per tanta parte l'informazione mainstream, ci sia soprattutto il tentativo, lo abbiamo toccato con mano anche in questi giorni, di rappresentare quella storia come un qualcosa di concluso al quale al più si può guardare con una certa nostalgia.
Noi invece pensiamo che a quella storia si debba e si possa guardare come a una grande storia che ha parlato e parla oggi soprattutto ai bisogni che sono in campo. Una storia che parla ieri, affronta l'oggi, ma soprattutto una storia che deve e può essere proiettata nel futuro. Io credo che qui ci sia il punto. Oggi la questione comunista è del tutto in campo, attorno ad un orizzonte comunista verso una società di quel tipo. Noi non a caso, sempre più e meglio, dobbiamo cercare di guardare, dobbiamo attrezzarci per dare una risposta a questo. Oggi c'è bisogno di rilanciare quei valori, quegli ideali, perché solo in questo modo possiamo rispondere alla grande sfida che abbiamo davanti. Bene, grazie, grazie segretario. Intanto il segretario regionale toscano Marco Barzanti ci ha salutato, torna a Grosseto. Noi lo ringraziamo naturalmente per la presenza che ha fatto con noi. E procediamo. Procediamo con Alessandro Obel. A questo punto ti chiederei di mettere l'accento invece sul dopoguerra, Partito Comunista Italiano che assume questa denominazione proprio negli anni della guerra, nel giugno del 43, e poi si ricostituisce, è attivissimo nella Guerra di Liberazione Nazionale, si calcola che più della metà dei partigiani siano stati reclutati, organizzati proprio dal Partito Comunista attraverso le proprie formazioni partigiane, di cui la Brigata Garibaldi è sicuramente la più nota, e circa il 60%, e poi dopo nell'immediato secondo dopoguerra partecipa ai primissimi governi di unità nazionale. Poi nel 47 Alcide De Gasperi decide di estromettere i comunisti dal governo perché c'è la necessità da parte dei governi democristiani di condurre, traghettare l'Italia in modo definitivo nell'area di influenza americana, statunitense. Il Partito Comunista a quel punto decide di potenziare tutte le proprie strutture. Io ricordo soltanto uno dei tanti esempi, anche perché me ne sono occupato personalmente proprio a livello di studio. Voglio ricordare l'incredibile vicenda, storia dei giornali fiancheggiatori del Partito Comunista Italiano. In quel periodo si capissi l'importanza dell'informazione, e il Partito Comunista, oltre naturalmente alle voci ufficiali, all'Unità, alla Rinascita e a tutti gli altri organi che c'erano sparsi per l'Italia, pensò bene di costruire una rete di giornali quotidiani fiancheggiatori che prendevano un po' i canoni della stampa fra virgolette borghese per fare un tipo di informazione che potesse in qualche modo dialogare e captare aree della società che altrimenti sarebbe stato difficile intercettare. Ecco, però al di là di questo i campi di azione del PC furono veramente tantissimi. C'era lo slogan famosissimo: una sezione per ogni campanile, e lì appunto diciamo il Partito Comunista ha iniziato a costruire il proprio radicamento sociale, la propria forza. Ecco, chiederei ad Alessandro Obel di spiegarci un pochino quella fase della storia italiana dell'immediato secondo dopoguerra in cui il PC costruì un'altra Italia in qualche modo dentro l'Italia. Prego Alessandro. Sì, diciamo che quel progetto che ho cercato di sintetizzare prima e che si era delineato appunto negli anni del fascismo, l'idea di abbattere il fascismo con una rivoluzione popolare antifascista, ponendo l'obiettivo di una democrazia di tipo nuovo, poi è quello che concretamente avviene durante la Resistenza, dove appunto il PC svolge quel ruolo egemone di avanguardia che tu ricordavi prima,
Naturalmente questa fu una impostazione che subito fu data alla lotta di liberazione da Longo, Secchia, i dirigenti che nell'Italia occupata guidarono quella lotta, quindi costruire le Brigate Garibaldi e al tempo stesso diciamo mirare a un'unità di direzione anche militare tra le diverse formazioni partigiane per cercare di convergere sullo stesso obiettivo anziché pestarsi i piedi a vicenda. E poi la svolta di Salerno di Togliatti, che va esattamente nella stessa direzione, quindi cercando di evitare che le componenti partigiane nell'Italia occupata andassero in un senso diverso rispetto al governo cosiddetto legittimo del Regno del Sud, che comunque era quello riconosciuto internazionalmente, ma che invece ci fosse uno sforzo unitario contro i nazifascisti. Sappiamo anche quanto Togliatti faticò per far passare quella linea. Quando quella linea fu trasmessa al gruppo dirigente romano, in particolare ci furono delle reazioni anche contrarie. Reagì meglio il gruppo del nord, che stava già operando in quella direzione, ma a Roma un dirigente importante come Scoccimarro batté i pugni sul tavolo dicendo: questa politica la farete voi, questa di unità nazionale, di entrare nel governo con Badoglio, accantonare la questione istituzionale, e quindi i conti con la monarchia si faranno dopo, perché Togliatti aveva rilanciato la parola d'ordine gramsciana già dell'Assemblea Costituente come condizione per cui ci fosse intanto l'accantonamento della questione istituzionale. Bene, poi anche Scoccimarro, come quasi tutti i componenti del gruppo dirigente, invece seguirono, applicarono quella politica. E quindi la Resistenza in qualche modo è stata una rivoluzione democratica avanzata per il nostro paese, cioè una rivoluzione, appunto, oltre a essere una lotta di liberazione, è stata una rivoluzione politica, perché ha posto le basi di quella democrazia di tipo nuovo e di quella costituzione antifascista di cui prima Vladimiro richiamava degli elementi essenziali: il modello di economia mista, il modello di democrazia partecipata che quella Costituzione delinea. E quella Costituzione avrebbe dovuto essere un po' l'architrave formale, legislativo, istituzionale su cui costruire appunto la via italiana al socialismo. Naturalmente il disegno togliattiano aveva una condizione per poter andare avanti in modo, non dico tranquillo, ma certamente in modo più semplice di come invece poi accadde, nella permanenza della grande alleanza antifascista internazionale che aveva sconfitto appunto Hitler. Ma sappiamo che appunto la morte di Roosevelt, l'avvento di Truman, la svolta di Churchill dopo la guerra fredda nel 1947 cambiarono radicalmente la situazione. Quindi il PC ancora una volta si trova ad operare in un contesto diverso rispetto a quello che aveva immaginato, che aveva preventivato. E quindi si dedica alla lunga guerra di posizione, capisce che per molti anni dovrà portare avanti una lunga guerra di posizione, e quindi cosa fa? Applica la strategia egemonica, cerca di costruire il partito, di renderlo un partito di massa, ma anche di costruire quelle che Gramsci chiamava le trincee, le casematte all'interno della società civile, quindi le cooperative, i giornali, le associazioni, le organizzazioni di massa, i comuni democratici e così via, tutta quella rete capillare di organismi che affiancavano il partito e che dovevano servire a costruire una presa egemonica sulla società per poi dopo tornare a porre, come in realtà si cercherà di fare negli anni 70, il problema dello Stato, il problema del potere politico. E in mezzo c'è la questione delle riforme. Io condivido molto quel passaggio che ha fatto prima Vladimiro, perché ha colpito molto anche me leggere queste dichiarazioni di D'Alema in cui liquida le riforme di struttura. Dice: vabbè, alla fine nessuno capiva che cosa erano delle riforme, inutile parlare di riforme di struttura. Invece no, ha ragione Vladimiro, le riforme di struttura avevano una loro specificità, ossia tendevano a cambiare i rapporti di proprietà, i rapporti di forza e di potere all'interno della società. E qualche riforma di struttura in Italia è stata anche fatta, anche quando i comunisti erano all'opposizione, la nazionalizzazione dell'industria elettrica, il ruolo appunto delle partecipazioni statali e dell'industria pubblica che Vladimiro ricordava prima. Questa strategia arriva a un punto nodale negli anni 60, appunto il rapporto col centro-sinistra che Vladimiro
richiamava è molto interessante, perché il PC capisce che è una manovra fatta anche per isolarlo, però capisce Togliatti che è anche un nuovo spazio di azione che si apre, quindi fa quella che Togliatti definì un'opposizione di tipo particolare, ossia tallonando il governo di centrosinistra proprio sul terreno delle riforme e diciamo chiedendogli il rispetto dei propri impegni, delle proprie promesse, quindi costruire uno Stato sociale in Italia, realizzare delle riforme a favore dei lavoratori, fare la programmazione economica, eccetera. Ed è interessante seguire quegli anni, l'ultimo Togliatti e poi gli anni di Longo segretario, quando già il centrosinistra aveva perso la sua carica più innovativa, perché vediamo il PC tallonare il governo di centrosinistra presentando delle proposte, dei progetti di riforma su tutti i campi rispetto ai quali agisce anche il governo, sanità, scuola, collocamento, previdenza, eccetera, ma con una caratteristica particolare che avevano le proposte del PC, ossia il PC non si limitava, come magari anche il centrosinistra in alcune sue parti, per esempio a proporre un servizio sanitario nazionale o un servizio nazionale di collocamento o l'unificazione degli enti previdenziali, ma in ciascuna di queste riforme prevedeva che ci fosse un potere organizzato dei lavoratori nella gestione delle unità sanitarie locali, nella gestione degli enti previdenziali, nella gestione del collocamento, nella gestione dell'industria pubblica, magari attraverso la mediazione dei sindacati, ma comunque una presenza di gestione da parte dei lavoratori organizzati, che quindi ancora una volta modificava i rapporti di forza e di potere all'interno della società. Questa era la caratteristica peculiare della proposta del PC in quegli anni, oltre a un'idea di programmazione che anche lì tallonava e stimolava il centrosinistra. C'è un punto anche qui che differenzia la proposta di programmazione del PC rispetto a quella del centrosinistra. Il centrosinistra dice lo Stato deve intervenire nell'economia orientando, naturalmente usando le sue leve, orientando l'industria pubblica, le sue scelte. Solo in un momento del centrosinistra, il primo piano che viene presentato da Antonio Giolitti, ex comunista, si prevede che lo Stato possa intervenire anche sulla programmazione dei grandi gruppi privati, cioè che i grandi gruppi privati debbano rapportarsi al governo nel portare avanti i loro programmi di sviluppo. Questa clausola scomparirà dalle successive versioni delle programmazioni economiche del governo, il piano Pieraccini, eccetera, invece sarà il punto su cui sempre i comunisti batteranno. Cioè una programmazione pubblica, per essere efficace, deve rafforzare la leva appunto dell'industria pubblica, delle partecipazioni statali, ma deve anche poter incidere sulle grandi scelte del capitale privato. Si punta sul trasporto su gomma o invece sulle ferrovie, si interviene in quel territorio o si punta a svilupparne un altro. Anche in quello ci voleva il ruolo dello Stato, e chiaramente quella prospettiva si scontrò, si trovò davanti un muro e quindi non riuscì ad andare avanti. E però questa azione di tallonamento continuo, quindi non di opposizione frontale, preconcetta, sterile, ma di tallonamento continuo, operando e portando avanti delle proposte concrete da parte del PC, smosse poi qualcosa all'interno del centrosinistra. Faccio solo un esempio e chiudo. Lo Statuto dei lavoratori approvato nel 1970. Bene, il PC si astenne perché era contrario a che quello statuto, cioè far entrare la Costituzione nelle fabbriche, qualcosa che Di Vittorio aveva proposto già dagli anni 50, perché quello statuto era limitato alle fabbriche, alle imprese con oltre i 15 dipendenti. I comunisti lo volevano per tutte le aziende, per tutte le imprese. E però quella legge, su cui pure i comunisti si astennero, è frutto anche lì di un impegno più che decennale, in cui i comunisti avevano operato spesso anche di concerto con i socialisti e poi col PSIUP, con le componenti che erano all'interno della CGIL, e aveva avuto un suo primo passaggio nella legge sulla giusta causa, votata insieme da queste componenti, comunisti, socialisti, PSIUP, e trascinando anche il governo di centrosinistra a votarla. Quindi nel 66 viene approvata la legge sulla giusta causa, col PC all'opposizione, ma una legge che aveva i comunisti tra i
tra i principali estensori. Ecco, questa lezione di politica noi dovremmo imparare, cioè come anche stando all'opposizione si riesce a incidere sulle scelte di governo. Chiaramente quel partito aveva il 25% dei voti, dei gruppi parlamentari molto forti e quasi 2 milioni di iscritti, quindi siamo in un mondo diverso rispetto a quello di oggi, però quella lezione di metodo io credo che ancora oggi ci possa servire. Proporre sempre delle soluzioni costruttive, cercare di incunearsi anche nelle contraddizioni dell'avversario, di costruire alleanze, entrare in tutte le gelatinosità del sistema, come dirà Berlinguer nel 69 riprendendo una frase di Gramsci. Ecco, questo è qualcosa che chiaramente nelle condizioni diverse, molto diverse di oggi, però non dovremmo dimenticare, perché è la tattica dei comunisti che del resto ci hanno insegnato da Lenin in avanti e che quindi non dovremmo mai dimenticare. Bene, verrebbe da dire veramente un'altra politica quella, un'altra politica, ma soprattutto altri politici con determinazione e consapevolezze assai differenti. A Vladimiro Jacquet vorrei chiedere invece quali furono le politiche economiche del Partito Comunista Italiano nel momento in cui si uscì dalla guerra e faticosamente ci si incamminava verso la ricostruzione in un mondo sicuramente difficile per i comunisti, perché in Europa occidentale si era presa un'altra strada, per cui anche e soprattutto sul piano economico occorreva evidentemente mediare, occorreva evidentemente trovare delle soluzioni che non portassero il partito fuori dal gioco politico, ma al tempo stesso anzi di incidere nella vita economica e politica appunto nazionale. Dunque, intanto la cosa che secondo me va posta in rilievo è questa: il Partito Comunista non si fa intrappolare come avviene invece purtroppo per il Partito Comunista Greco da provocazioni, da attacchi anche fisici, pensiamo all'attentato a Togliatti. Ma riesce a mantenere la calma, a continuare a procedere e lo fa con un grande pragmatismo. Ad esempio, il tema nell'immediato dopoguerra non si pone mai da parte del Partito Comunista in maniera tranchant. Diciamo, da un lato c'è il modello sovietico, no? per arrivare alla via italiana al socialismo. Bisognerà perché sia codificata, bisognerà giungere al 56, ma dal punto di vista economico, ad esempio, c'è una posizione molto chiara che emerge: non si può pensare a una pianificazione e a una nazionalizzazione di tutti i mezzi di produzione. C'è anche un dibattito all'interno del partito tra due parlamentari, fra l'altro all'epoca due comunisti in ogni caso, Dami e Pesenti, che hanno posizioni opposte al riguardo, e Togliatti prende chiaramente posizione e lo dice, insomma, non siamo in condizioni nel paese appunto distrutto dalla guerra, diviso, profondamente diviso, non siamo in grado di impostare una pianificazione nazionale, non possiamo neanche proporla questa cosa, perché non avrebbe una credibilità. Questo è un tema abbastanza interessante dal mio punto di vista. Si fa una cosa diversa, cioè si utilizza, sostanzialmente si punta sulla Costituzione. Nella Costituzione, come accennavo prima, si codificano diverse forme di proprietà. Si dice che ad esempio la forma di proprietà cooperativa, articolo 45 della Costituzione, deve essere favorita dallo Stato. Si dice, articoli dal 41 al 43, che la proprietà pubblica può esserci, può aversi per motivi di pubblico interesse, può aversi anche un esproprio della proprietà privata, e in ogni caso
deve esserci, viene codificato, insomma, viene mantenuto apertamente un ruolo allo Stato nell'economia, un ruolo non soltanto, diciamo, di guardiano del mercato, per essere chiari. E si costruiscono tutta una serie di tasselli che funzionano, perché riescono effettivamente, in condizioni durissime di scontro fisico, in cui, questo lo si ricorda purtroppo un po' poco, in cui ci sono molti compagni che vengono uccisi, le forze di polizia, il Ministero degli Interni viene rapidissimamente rifascistizzato, vengono eliminati tutti coloro che venivano dalla lotta partigiana. E ci sono dei veri e propri eccidi, il Portale delle Ginestre non è l'unico al sud, ma ce ne sono altri in Emilia, in condizioni di scontro durissimo, però riesce ad affermarsi, come dire, come una forza, e questo secondo me è il punto fondamentale, di cui non si riesce a liberarsi, una forza di cui non si riesce a fare a meno, ingombrante, che sta lì, che determina, che nelle fabbriche del nord ha una schiacciante maggioranza, alla Dalmine aveva, credo avesse il 90% degli operai fossero iscritti al PC, a Livorno, come sapete, tutta la città arrivò al 70% il Partito Comunista, e in alcune zone arrivò al 70% e ebbe chiaramente la maggioranza della popolazione dalla sua. Ecco, questo fu, come dire, il risultato dal fatto di tenere una prospettiva socialista, dall'altro di saper rispondere ai problemi concreti delle persone. Era, diciamo, in una società che era molto più polarizzata in termini di classe, ma francamente faccio fatica a ritenere la nostra società poco polarizzata in termini di classe, allora era molto chiaro da che parte stava il Partito Comunista, con quali classi stava, e lo dimostrava in maniera concreta, non a parole. Ecco, questo è un punto assolutamente, secondo me, assolutamente fondamentale. Complessivo revisionismo storico che ha investito la storia del Partito Comunista, dopo, quando non c'era più, in parte anche quando ancora c'era, però poi la valanga è venuta dopo, e tutto questo è stato interpretato in maniera, diciamo, come doppiezza, no? La famosa doppiezza togliattiana, perché da un lato segue le procedure democratiche, dall'altro però ha in mente l'Unione Sovietica. No, non è così. Di fatto il tentativo era quello di cercare una via originale per, appunto, il tema delle riforme di struttura, secondo me assolutamente essenziale da questo punto di vista. È il tentativo di, come dire, sfuggire all'alternativa manichea riforma o rivoluzione, cercando di impostare delle riforme che riuscissero a spostare i rapporti di forza a favore dei lavoratori. Questo è un punto assolutamente, assolutamente essenziale a mio giudizio. E gli esempi che ha fatto prima Alex sono esempi importantissimi, cioè dovremmo averli sempre in mente, no? Questa grande capacità di contare dall'opposizione. Il Partito Comunista Italiano è sempre, salvo nel periodo immediatamente successivo alla guerra, è sempre stato all'opposizione in questo paese, e riusciva a contare quasi come se fosse al governo in certi casi e su determinate scelte. Anche questo nel revisionismo successivo è stato distorto, questo è iniziato abbastanza presto a dire il vero, e interpretato come consociativismo, no? Cioè l'idea che il fatto che l'opposizione collaborasse, no? Riuscisse a far passare alcune delle sue istanze anche in provvedimenti del governo,
è stato visto come una specie, come una cosa orrenda. Noi sappiamo tutti, insomma, chi ha inventato questo termine, o chi l'ha reso comunque famoso, cioè i radicali, in particolare Pannella. Ecco, e questo già era un segnale, come dire, è stato interpretato da qualcuno come un segnale verso il tentativo di andare verso una un'alternanza positiva di sinistra opposizione. In realtà il concetto era liberarsi del Partito Comunista, di quello che rappresentava. Non a caso, appunto, da quando il Partito Comunista non c'è più, non soltanto per questo motivo, ma per una complessa serie di ragioni, è stato sistematicamente smantellata una parte sostanziale delle conquiste dei decenni precedenti. Ripeto, non ha alcun senso dire la causa di questo è che non c'è più il Partito Comunista. C'è una situazione storica completamente diversa, non c'è più il confronto tra i sistemi, o si pone in termini diversi, e soprattutto c'è il crollo dell'Unione Sovietica, delle economie popolari, diciamo le cosiddette democrazie popolari dei paesi dell'est europeo, che è una sconfitta gravissima ovviamente nella lotta per il socialismo, e determina anche l'illusione a un certo punto all'inizio degli anni 90 che la storia sia finita. Ricordiamo tutti il libro di Fukuyama, che prevedeva appunto sostanzialmente che il mondo sarebbe andato, cioè, si è parlato anche di un mondo piatto, no? di un mondo che sarebbe andato omogeneizzandosi verso un unico modello capitalistico. Le cose, credo si possa dire questo in maniera molto chiara, sono andate in maniera piuttosto diversa. Questo non toglie che in particolare in Europa, ma non solo, ci sia stato uno spaventoso arretramento in tutti i paesi, non solo dei partiti comunisti, ma anche dei partiti puramente e semplicemente di sinistra. Ecco, però in tutto questo è importante, visto che noi stiamo facendo ragionamenti in questo momento di carattere storico, è molto importante inquadrare qual era realmente il funzionamento in quei decenni di questo straordinario partito. Bene, direi che allora è giunto il momento di parlare un attimo dei saluti che hanno mandato a questo incontro di stasera, più in generale ovviamente al centenario del Partito Comunista Italiano, alcuni partiti comunisti del mondo, per cui abbiamo dei contributi, andrei subito a proporli. Il primo è il saluto del Partito Comunista Cubano. Ciao a tutti i comunisti italiani, oggi è un giorno importante. Il 21 gennaio del 1921 si fondava a Livorno il Partito Comunista d'Italia, tutta una storia, 100 anni di lotta ed una storia molto proficua nelle diverse battaglie per la giustizia. È interessante conoscere che il Partito Comunista Italiano si è fondato 4 anni prima del primo Partito Comunista di Cuba, che si è creato nel 1925. Da noi c'è anche una lunga storia dei comunisti cubani e le battaglie per la giustizia. Un giorno come oggi noi vogliamo, in nome dell'ambasciata di Cuba, in nome dei comunisti cubani, del Partito Comunista Cubano, nel mio proprio, esprimere le nostre congratulazioni per questa festa, per questo anniversario che i comunisti italiani celebrano. Noi ringraziamo e ringrazieremo sempre ai comunisti italiani per l'appoggio che sempre, in qualsiasi circostanza, hanno dato
alla rivoluzione cubana. Sapete benissimo che Cuba ha affrontato in questi sei decenni di esistenza della sua rivoluzione delle circostanze molto difficili. Abbiamo dovuto combattere o fare fronte all'attacco permanente da parte degli Stati Uniti e di tanti settori della destra internazionale che hanno fatto il possibile per impedire la continuità di un processo così profondo come è la rivoluzione cubana. Oggi, più viva che mai, oggi impegnata insieme a tutto il popolo in dare continuità a non soltanto le opere che abbiamo conquistato, sino anche tutti i nostri piani di sviluppo e tutti i nostri sogni di creare in Cuba una società ancora più giusta e anche con questo di poter continuare a offrire al mondo il nostro contributo di solidarietà, come sempre abbiamo fatto. Un contributo di solidarietà che è un compromesso molto profondo, è un compromesso che ha molto a che vedere anche con quel chiamato che nel manifesto comunista è stato chiave nella storia dell'umanità, della fine del secolo XIX, del secolo XX, e quel chiamato a che tutti i proletari dei paesi stessero uniti. L'unità, come è stato da anni, oggi è più importante che mai. C'è molta ingiustizia ancora nel mondo, c'è tanto da fare, e mentre ci siano delle ingiustizie, avrà molto da fare per parte dei comunisti. Noi comunisti cubani siamo molto orgogliosi di questa nostra condizione e condividiamo con i comunisti italiani anche la consapevolezza di che si deve fare di più per raggiungere un mondo migliore, un mondo di più equità, un mondo di più giustizia. A tutti voi, molti auguri. Bene, dopo i saluti e l'incoraggiamento di José Carlo Rodríguez Ruiz, ambasciatore di Cuba in Italia e membro del Partito Comunista Cubano, sentiamo anche i saluti del Partito Comunista della Federazione Russa. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, я обращаюсь к вам из Москвы, из России, с родины Владимира Ильича Ленина и Великой Октябрьской революции. Обращаюсь из страны, на просторах которой был разгромлен немецко-фашистские захватчики и отправлен первый человек в космос. Я обращаюсь к вам от имени Коммунистической партии Российской Федерации, ее Центрального комитета, от имени Геннадия Андреевича Зюганова и всех наших товарищей. Мы приветствуем вас в дни, когда ваша партия отмечает столетие своего основания. За большой столетний путь своего развития партия пережила время становления, время фашистских запретов, гонений, борьбы в подполье. Партия пережила периоды больших взлетов, уверенного сочетания парламентских и внепарламентских форм политической борьбы. Для итальянских коммунистов, как и для коммунистов всего мира, тяжелым ударом было разрушение Союза Советских Социалистических Республик. Но сейчас, сегодня, в условиях 21 века, мы все понимаем, что капитализм так и не предложил путей выхода из кризиса, который сам же создал. До сегодняшнего дня из того острова кризиса, в котором оказался сегодня мир, остается только два выхода. Или фашизация существующих политических систем, или их социализация. Вот почему коммунисты всего мира так уверенно смотрят сегодня в будущее. Мы знаем, что опираемся на прочную теорию, которая прошла временем. Мы знаем, что у нас есть великий багаж наших предшественников. Мы уверены в правоте своего дела. Мы понимаем, что только коммунисты могут предложить выход из сегодняшнего капиталистического кризиса. И этот выход называется социализм. Мы желаем вам, итальянским коммунистам, вступающим во второе столетие своего исторического пути, новых успехов, новых соратников, новых единомышленников, новых побед и главной победы
победы в деле социалистического преображения нашего мира. Вместе добьемся самых серьезных успехов. Вместе будем бороться за торжество нашего дела. Abbiamo ascoltato anche Dmitry Novikov e abbiamo ricevuto anche un terzo video dal Vietnam, dal Partito Comunista Vietnamita. Purtroppo per problemi tecnici questo video non è possibile trasmetterlo, tuttavia ovviamente questa è l'immagine di Wang Minh-Quan, membro del comitato centrale del Partito Comunista del Vietnam, che ha inviato un messaggio. Vado a sintetizzare ovviamente il contenuto del messaggio. Da una parte si faceva riferimento alle conquiste sociali, politiche, economiche del Vietnam e del popolo vietnamita raggiunte sotto la guida dello stesso Partito Comunista Vietnamita dal 75 a oggi, quindi dopo la vittoria della guerra contro gli Stati Uniti, e poi il ruolo dello stesso Partito Comunista Vietnamita nello sviluppo, con i due grandi obiettivi, quelli di transitare il Vietnam verso una condizione sociale ed economica decisamente progredita. Già oggi il Vietnam è un paese che non può più essere considerato via di sviluppo, ma addirittura un paese, diciamo, che si è lasciato alle spalle questa fase, sta marciando verso un progresso diciamo più consolidato. Un passaggio di questo intervento lo vado a leggere, ovviamente ho la traduzione sotto gli occhi, e dice che nel prossimo congresso del partito, oltre a determinare la direzione e gli obiettivi per i prossimi 5 anni, il Partito Comunista Vietnamita stabilirà anche le strategie socio-economiche con larga visione per lo sviluppo nazionale, con due obiettivi che sono due obiettivi che coincidono con due centenari. Tra l'altro, il Vietnam diventerà una nazione sviluppata con un'industria moderna a reddito medio-alto entro il 2030, cioè entro il centenario della fondazione del Partito Comunista Vietnamita, e una nazione sviluppata, quindi con un ad alto salario, nel 2045, nel centenario di fondazione della Repubblica Democratica del Vietnam, che oggi è Repubblica Socialista del Vietnam, dopo la guerra della metà degli anni 70. A Mauro Alboresi vado a chiedere invece, ovviamente noi abbiamo questi messaggi, li abbiamo condivisi con voi, ma so che a livello nazionale sono stati veramente moltissimi messaggi di ogni tipo, da mail, video, messaggi con le nuove tecnologie. Come dire, questo centenario non è passato inosservato a livello internazionale, segretario? Assolutamente no, sono tanti messaggi che ci sono giunti, dei quali daremo nei prossimi giorni debitamente conto. Questi messaggi sottolineano non soltanto la grande storia del Partito Comunista Italiano, ma soprattutto una piena comunanza di obiettivi. Sono messaggi che ci sono giunti da altri soggetti comunisti di tante parti del mondo, che come noi sono davvero convinti che oggi più che mai c'è bisogno di rilanciare quegli ideali, perseguire quegli obiettivi, un'alternativa di sistema che oggi è davvero sotto gli occhi di tutti come una grande necessità per l'umanità intera, se non si vuole precipitare nel baratro al quale oggettivamente ci sta conducendo il sistema capitalista in essere. Bene, grazie. Allora io direi pongo ai due interlocutori, dei studiosi, ripeto, Alessandro Obel, storico, e Vladimiro Giacchet, economista, le ultime due domande, una a ciascuno. Andiamo verso la conclusione di questa serata. Ringrazio anche, comincio a ringraziare, poi lo farò al termine del collegamento, le moltissime persone che ci hanno mandato, stiamo cercando di mandare anche tutti i messaggi di saluto che stanno arrivando. Due riflessioni che
vanno a, in entrambi i casi, uno sul piano storico, l'altro sul piano economico, però diciamo a riguardare la fase finale del Partito Comunista Italiano. Quando dico fase finale non voglio pensare alla Bolognina o al dissolvimento del partito, anzi diciamo la chiusura dell'esperienza politica in qualche modo preordinata e costruita e poi applicata, ma invece vorrei soffermarmi sugli anni 70, anni che sono stati molto difficili per la democrazia italiana, per la Repubblica, per la storia della Repubblica, anni che sono stati contraddistinti da una crisi economica, ma anche dal terrorismo. Si veniva dai movimenti studenteschi del 68, Partito Comunista Italiano si trovò a far fronte a una, per la prima volta forse, a una rottura con il rapporto con i giovani, che fino allora aveva in qualche modo egemonizzato, o comunque diciamo era stato in grado di interpretare. Dagli anni 70 in poi cominciano ad esserci dei movimenti che rompono con il Partito Comunista, penso ad esempio al Manifesto. E poi c'è una proposta politica, l'eurocomunismo, del quale oggi si è perso un po' traccia, ma che vorrei in qualche modo avere un giudizio in sede storica per quanto riguarda Alessandro Haber e invece capire quali erano le prospettive economiche che accompagnavano queste proposte da Vladimiro Giacchè. Quindi diciamo come il Partito Comunista nel fare queste proposte, vado a ricordare magari l'eurocomunismo fu il tentativo coniugare insieme la democrazia parlamentare occidentale con una ricerca del socialismo e con una democrazia compiuta intesa proprio come socialismo esso stesso. Faccio un ricordo personale, me lo permetterete, io ero un bambino, però ricordo di aver avuto la fortuna di essere stato portato da mio padre nel 1975, a luglio del 1975, in Piazza della Repubblica a Livorno, dove Enrico Berlinguer e Carillo, il segretario del Partito Comunista Spagnolo, allora clandestino, perché clandestino in Spagna, ma ben conosciuto fuori dalla Spagna, in quanto la Spagna era sotto il regime franchista, fecero questa comunicazione congiunta per, non voglio poi entrare troppo nel merito dell'eurocomunismo, però insomma per anticipare questa proposta, questa prospettiva politica, a cui nel giro di poco si associò anche il Partito Comunista Francese e per certi versi in prospettiva anche quello inglese. Poi però gli eventi della storia hanno in qualche modo decretato la chiusura di questa esperienza, che è rimasta un'esperienza monca sul quale secondo me forse varrebbe la pena di aprire una riflessione importante, perché ha rappresentato anche questa un momento importante della storia del Partito Comunista Italiano e della sinistra in generale. Non voglio dire di più, Alessandro. Sì, diciamo che gli anni 70, gli anni di Berlinguer, sono quelli appunto in cui, come cercavo di dire prima, si cerca di portare la strategia egemonica che intanto era andata avanti nella società di nuovo a livello dello Stato, del potere politico, si pone l'obiettivo del governo. Si pone l'obiettivo del governo anche sulla base di una crescita elettorale, una crescita di consensi straordinaria, in particolar modo ricordiamo la grande avanzata del 75-76 e l'anno precedente la vittoria dei non nel referendum sul divorzio, che avevano manifestato il profondo cambiamento della società italiana. E dunque io credo che doverosamente in quella fase il PC di Berlinguer pone la sfida appunto del governo e cerca di portare la strategia egemonica a livello dello Stato. Certo era la sfida più difficile, la partita più difficile da giocare, e il tentativo qual è? Quello di costruire, come dirà Berlinguer, una seconda tappa della rivoluzione democratica, quella che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, quella che era durata dal 43 al 47, interrotta dalla guerra fredda,
si immaginava ora, alla metà degli anni 70, con i rapporti di forza cambiati, la questione comunista centrale nel paese e anche un cambiamento dei rapporti di forza internazionali. Ricordiamo che il 75 è un anno chiave, gli americani perdono in Vietnam, cadono le ultime dittature fasciste in Europa. Dunque qualcosa stava accadendo nel mondo, c'era un processo di distensione che sia pure con molte contraddizioni però andava avanti. Ecco, si ritenne possibile appunto operare una seconda tappa di quella rivoluzione democratica antifascista nel paese, ricoinvolgendo le forze costituenti, a partire dai tre grandi partiti popolari, comunisti, socialisti e democristiani. Questa proposta di Berlinguer, una proposta strategica, trovò un interlocutore essenziale in Aldo Moro, e il quale portò la Democrazia Cristiana molto faticosamente ad accettare questa prospettiva, e quindi in qualche modo Moro si fece garante di quella stessa operazione che aveva condotto verso i socialisti all'inizio degli anni 60. E indubbiamente il suo sequestro, il suo omicidio hanno segnato una cesura nella storia della Repubblica di cui io credo ancora non ci sia una piena consapevolezza, a partire da noi comunisti, anche se quella manovra, quel golpe bianco che fu attuato in quelle settimane era innanzitutto contro i comunisti, tendeva innanzitutto a evitare che quella prospettiva potesse andare avanti. Ricordiamo che un paio d'anni prima, nel vertice di Puerto Rico dei paesi del G7, Aldo Moro era stato tenuto fuori dalla porta da una riunione riservata che avevano invece portato avanti gli altri leader dei paesi occidentali, da cui era uscito un comunicato molto duro nei confronti dell'Italia, che se avesse accolto i comunisti al governo non avrebbe più potuto contare su crediti, prestiti, sostegno finanziario internazionale. Quindi c'era un'ostilità fortissima rispetto a quell'esperienza. Così come c'era un'ostilità forte anche nei confronti dell'eurocomunismo di cui tu parlavi, che è un'altra cosa, un'altra pagina che attualmente gode di pessima stampa, ma che aveva un suo perché. Un suo perché molto anche pratico: si trattava di coordinare maggiormente le forze comuniste che operavano in contesti simili e che quindi avevano anche maturato una strategia affine, cioè appunto quella strategia che teneva insieme la trasformazione socialista con la via democratica, e di proporre quindi un'alternativa a livello continentale. Ci furono dei passi importanti, dei passi significativi, fu una proposta politica sul tappeto per un paio d'anni, ma poi in qualche modo l'evolversi stesso del quadro politico all'interno dei singoli paesi, le forti differenze anche che comunque esistevano fra questi tre partiti, perché gli spagnoli erano fortemente antisovietici, i francesi erano figli sovietici, gli italiani stavano un po' nel mezzo. Ecco, queste problematiche, quindi esterne e interne, portarono rapidamente alla fine di quell'esperienza. Però l'idea che partiti che operavano in un'area del mondo omogenea e che quindi avevano problematiche omogenee è qualcosa di cui i comunisti avevano cominciato a parlare già negli anni 50-60, ma addirittura negli anni del Comintern. Ci sono delle conferenze dei partiti comunisti europei, ci sono degli uffici specifici per l'Europa occidentale. Il più importante fu diretto dallo stesso Dimitrov. Quindi è una tendenza che fa parte della logica dello sviluppo del movimento comunista, e per quanto riguarda noi italiani rispondeva bene a quella proposta del policentrismo che Togliatti aveva lanciato già nel 1956 e poi aveva dovuto un po' accantonare per la reazione molto dura su quel tema del partito sovietico. Io penso che tuttora noi abbiamo bisogno di portare avanti un internazionalismo complessivo, proprio perché i problemi sono globali, riguardano tutto il mondo, e i messaggi che tu hai letto, che sono arrivati al partito nel corso di questa giornata, mostrano anche appunto questa portata dell'internazionalismo che oggi i comunisti cercano di costruire, però avendo anche un focus e cercando di fare asse comune con le forze comuniste che operano in condizioni simili, proprio perché i problemi da affrontare sono enormi, e affrontarli in modo coordinato sarebbe importante. Il capitale si è non solo internazionalizzato in modo irreversibile, questo
Vladimiro lo potrà dire meglio di me, ma anche trova le sue camere di compensazione, i suoi luoghi di coordinamento a livello sovranazionale, nonostante i conflitti tra gruppi capitalistici. Paradossalmente il movimento operaio, il movimento comunista, nato con la parola d'ordine dell'internazionalismo, su questo stenta a porsi a livello delle sfide attuali. Quindi credo che su questo, diciamo, un grosso lavoro vada fatto, ed è uno dei lasciti di quella storia sicuramente da sviluppare anche oggi e anche nel futuro. Sì, dunque io sono piuttosto d'accordo con la ricostruzione che ha fatto adesso Alessandro, e credo che sia sostanzialmente completa dal punto di vista politico. Aggiungo soltanto un dettaglio a quello che ha già detto lui, che però ritengo possa un po' illuminare anche i limiti di quel tentativo. Negli anni 70, quando nasce, insomma, questa proposta, era già in atto una controffensiva. La controffensiva inizia in Cile nel 73, che è un messaggio molto chiaro al Partito Comunista Italiano, ma questo esplicitamente, credo ci siano anche delle dichiarazioni di Kissinger, di esponenti del Dipartimento di Stato americano, in cui si diceva che, insomma, si parlava a Nuora perché suocera intendesse. E non a caso, dopo i fatti del Cile, c'è una svolta per quanto riguarda il Partito Comunista, e è lì che nasce il tentativo, appunto, il percorso che porterà a quella controversa alleanza con la Democrazia Cristiana di cui ci parlava Alex. C'è la Trilateral nel 75, si dice che anche qui, in questo caso i riferimenti all'Europa, in particolare all'Italia, sono espliciti: c'è troppa democrazia in giro, e questa può essere negativa economicamente, può essere un vincolo allo sviluppo. Se noi mettiamo assieme i pezzi, c'è questo, Berlinguer l'anno successivo va e fa il famoso discorso al congresso dei sindacati sovietici e ci parla della democrazia come valore universale. La verità è che nel momento stesso in cui lui parlava di democrazia come valore universale, erano gli altri che avevano deciso che bisognava mettere un freno ai paesi e alle situazioni, in particolare l'Italia, in cui la democrazia era andata un po' troppo avanti e rischiava di compromettere il potere economico. E qui veniamo al problema principale. Il ragionamento, a mio giudizio, con tutto il rispetto che si deve alla persona, il ragionamento di Berlinguer a Mosca è un ragionamento semplicistico, perché non tiene conto del problema rappresentato dal potere economico. Questo si riflette in qualche misura anche nella proposta dell'eurocomunismo, che è un tentativo sensato di prendere le distanze dal modello sovietico, ma non riesce a sostituire nulla. Cioè non c'è una contrapposizione di un altro modello a quello sovietico. Di fatto non c'è una proposta articolata in maniera chiara e unitaria tra i tre partiti. Questi, una parte dei motivi la è stata detta prima. Un'altra parte è che in realtà le condizioni di Italia e Francia erano abbastanza simili. La Spagna, a causa anche del franchismo, era molto più arretrata, per cui c'erano delle caratteristiche un po' diverse, avevano problemi diversi in quel momento. Paradossalmente, rispetto a certe ricostruzioni storiche, chi è andato più vicino a realizzare alcune istanze dell'eurocomunismo non è stato il Partito Comunista Italiano, ma quello francese, durante la prima esperienza, il primo governo Mitterrand, in cui si fanno importanti nazionalizzazioni. Però, ripeto, in realtà questo è un percorso autonomo del partito francese, perché diciamo non ci sono proposte economiche
sollevate in ambito, nell'ambito dell'eurocomunismo particolarmente definite, non c'è neppure questa. Ecco, per cui direi se vogliamo analizzarlo da un punto di vista della proposta economica, non, diciamo, possiamo vederlo forse come l'ultimo tentativo da parte del Partito Comunista Italiano di contrapporre, diciamo, un qualcosa di diverso all'esperienza socialdemocratica, che però viene rapidamente imboccata. In realtà nel 78 si dice no allo SME, ma già nel 79 riprendono i contatti, nella prima metà del 79, in particolare ad opera di Giorgio Napolitano, ma poi più in generale del partito, con una serie di rappresentanti di quella che allora era la Comunità Europea e dei principali paesi europei, in un'ottica che ormai non è più l'ottica, diciamo, di un modello differente. È l'inizio di un percorso che porterà fuori tempo massimo, dal mio punto di vista, cioè in una fase in cui quel modello non funzionava più neanche nei paesi in cui aveva avuto un peso rilevante, portato verso il modello, in qualche modo un modello socialdemocratico, ripeto, fuori tempo massimo, con dinamiche abbastanza anacronistiche. Ecco, forse adesso. Grazie, dicevo, Vladimiro, anche per la sintesi. L'ho già detto, lo ripeto, perché effettivamente è molto importante tenere i tempi quando utilizziamo soprattutto questi mezzi di comunicazione che vengono fruiti con smartphone, con tablet, con portatili, e meno magari con smart TV. Per cui, diciamo, è molto utile avere la capacità della sintesi e la cognizione che chi ascolta magari può abbandonare anche involontariamente, per qualche motivo che contingente, l'attenzione. Quindi è bene riuscire a dare messaggi, e devo dire che stasera è andata veramente molto 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 bene da questo punto di vista. Io direi di dare la parola ovviamente al segretario nazionale per le conclusioni, però non prima, va bene, di far passare qualche altro messaggio e anche di dedicare un minuto, due minuti ai sentimenti. Anche quelli hanno una grande importanza, per cui vorrei ascoltare con voi le note dell'Internazionale, dopodiché andiamo con le conclusioni del segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, Mauro Alboresi. Compagno, avanti gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nelle officine, dentro terra, nei campi, in mare. La plebe sempre all'opera fila, senza ideale in cui sperare. Surrotiamo l'ideale, nostro fine sarà l'Internazionale, futuro umanità. Surrotiamo l'ideale, nostro fine sarà glorioso va. Noi vogliamo vedere a terra entrante le catene alla libertà, che giustizia venga noi chiediamo, non più servi, non più signori, fratelli tutti, e se vogliamo nella famiglia del lavoro. Surrotiamo l'ideale.
Bene, oggi 21 gennaio 2021 è stata sicuramente una giornata intensissima, arriviamo un po' alla conclusione simbolica di questa giornata, una giornata che però è il caso di dire andrà avanti per tutto l'anno, perché il Partito Comunista Italiano sia a livello nazionale che nelle sue articolazioni territoriali, regionali e locali continuerà con la celebrazione di questo anniversario, di questo avvenimento, e sono in cantiere molte iniziative. Tra l'altro mi sembra proprio che oggi sia uscito anche il numero di Ragioni e Conflitti, la rivista, diciamo, teorica del partito. Direi però di dare la parola a Mauro Alboresi per le conclusioni. Lo ringraziamo naturalmente di essere stato con noi nel dibattito e aver avuto anche la pazienza di aspettare così tanto per avere, appunto, per trarre le conclusioni di questa giornata, sperando che comunque che questa iniziativa sia stata anche di suo gradimento. Prego Mauro per le conclusioni finali di questa serata. Saranno brevi conclusioni perché condivido pienamente la sottolineatura che è stata fatta poc'anzi circa i tempi ai quali, anche e soprattutto quando ci si confronta attraverso questa modalità, è opportuno attenersi. Sono facilitato nelle conclusioni da quanto hanno portato alla nostra attenzione gli interventi di Alexander Obel e di Vladimiro Giacchè. Credo davvero che ci abbiano fatto conoscere con grande chiarezza, con dovizia di particolari, che cosa è stata la storia del Partito Comunista Italiano, che cosa essa ha rappresentato. Non a caso a più riprese è stato messo in luce che si è trattato di un partito di massa capace di indicare e sostenere le soluzioni migliori senza appiattirsi su posizioni moderate, rinunciatarie, capaci di stare comunque fuori dalla logica della marginalità, della contestazione estremista, della mera propaganda. Questo partito ha segnato la parte migliore della storia del nostro paese per tanti decenni. Noi oggi, nel ricordarla, questa storia, la rivendichiamo, ci proponiamo di attualizzarla, di proiettarla nel futuro. Questo è il senso profondo che abbiamo inteso dare alla scelta che abbiamo compiuto poco più di 4 anni fa di andare in direzione della ricostruzione del Partito Comunista Italiano. Come abbiamo avuto modo di sottolineare a più riprese, lo facciamo non perché siamo nostalgici, ma siamo consapevoli che oggi più che mai è di questo che c'è bisogno. Siamo ai fatti, e i fatti ci dicono che dopo la chiusura di questa storia, la chiusura della storia dell'URSS, con tutto il suo carico simbolico, un capitalismo che ha potuto proporsi come trionfante non ha garantito affatto ciò che prometteva: pace, sviluppo, democrazia per l'intera umanità. Ciò che abbiamo di fronte è esattamente il contrario. Potremmo fare tantissimi esempi da questo punto di vista. Quindi oggi che il sistema capitalista è in crisi, una crisi strutturale che viene da lontano, noi riteniamo occorra davvero mettere in campo una alternativa di sistema necessaria e possibile assieme. Per questo motivo insistiamo, per queste ragioni pensiamo che oggi più che mai ritorni di attualità la questione di una società socialista, la prospettiva storica del comunismo, perché siamo di fronte ad un insieme di questioni che connotano una sfida globale: la pace, lo sviluppo, l'ambiente e così via. C'è bisogno, per affrontarle, per darvi la giusta risposta,
di un cambio di prospettiva, di un diverso approccio culturale e politico, di un'alternativa forte. Per questo motivo siamo in campo. Quell'alternativa non può essere cercata dentro le compatibilità date, imposte, ma fuori da esse. Quindi non a caso, appunto, propugnando una alternativa di sistema, rimettendo in campo la prospettiva di una società socialista per il XXI secolo, che non a caso abbiamo colto anche nei tanti messaggi che ci sono giunti ad oggi, si è riproposta con forza in tanta parte del mondo, una prospettiva con la quale si stanno misurando molteplici esperienze. Noi non ci rassegniamo, per questo siamo in campo, per questo abbiamo fatto la scelta che richiamavo prima. Noi siamo per questo insieme di ragioni in relazione a questi obiettivi qui a sottolineare il centenario della costituzione del Partito Comunista d'Italia, poi divenuto Partito Comunista Italiano. È una ricorrenza che assume per noi un particolare significato, quello di una storia che viene da lontano, alla quale ci rifacciamo, che rivendichiamo, che vogliamo rilanciare. Altri sono stati in campo in relazione al centenario con altri intenti. Hanno guardato a tale ricorrenza, si sono mobilitati in rapporto ad essa con altri obiettivi. Li abbiamo rimarcati anche criticamente, uno su tutti quello assunto dal Partito Democratico. Noi invece abbiamo detto, siamo convinti della necessità di rimettere in campo questa storia, perché questa storia è la storia della forza politica e culturale che meglio e con maggiore capacità ha dato voce al dolore del paese, all'aspirazione all'emancipazione delle classi subalterne. E come ricordavo all'inizio, essa nel senso suo più alto appartiene alla storia d'Italia. La storia non si cancella, al di là dei tentativi che sono costantemente messi in campo dal nostro avversario di classe. Noi siamo di fronte ad una storia, la storia del Partito Comunista Italiano, dei comunisti italiani, che è stata, vuole tornare ad essere una grande storia. Questo è il senso profondo, appunto, che noi abbiamo dato, intendiamo dare al centenario. Io credo che abbiamo tante ragioni per sostenere queste tesi, per proporre questi obiettivi. Abbiamo sicuramente oggi, paradossalmente più di ieri, le condizioni per poter andare in quella direzione. In questo senso credo che non casualmente le compagne e i compagni, l'insieme del nostro partito, siano impegnati. Facciamo di questa ricorrenza l'occasione di riflessione, guardando a ieri, ma soprattutto guardando al futuro. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, fare molto, abbiamo le condizioni per fare molto, e questo è uno degli insegnamenti che dobbiamo trarre, appunto, leggendo quella storia. Lo abbiamo detto, e chiudo con uno slogan a più riprese: non c'è lotta, non c'è conquista senza un forte Partito Comunista, e questo è il senso che io penso davvero dobbiamo dare tutti noi al centenario, alla ricorrenza alla quale anche oggi e poi nel corso dell'anno continueremo a farlo, ci siamo impegnati. Vi ringrazio. Bene, grazie. Grazie Mauro Alboresi. Io allora a questo punto direi di andare veramente a concludere, non mi rimane che fare i saluti. Saluto tutti in primis coloro che hanno mandato messaggi di saluto, anche coloro che hanno mandato messaggi in modo avverso. Comunque diciamo salutiamo dell'attenzione tutti coloro che ci hanno seguito, ma naturalmente quelli che ci hanno seguito con attenzione e con simpatia e con condivisione sono il 99,9%, per cui la stragrandissima maggioranza, questo ci riempie veramente di orgoglio e di gioia. Vado a salutare in primis Mauro Alboresi, segretario nazionale del Partito Comunista Italiano. Grazie. E ancora Vladimiro Giacchè, economista e direttore, ex direttore del Centro Europa Ricerche. Grazie Vladimiro Giacchè. Ciao.
a tutti, grazie a voi. Bene, e Alex Obel, storico e membro della segreteria nazionale del PCI e responsabile del Dipartimento Cultura dello stesso partito. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie a, grazie a tutti. Da Marco Ceccarini è tutto, arriva qualche altro messaggio, andiamo a vederlo in extremis, l'ultimo che passiamo e naturalmente vi invito ad ascoltare anche la sigla di chiusura, perché la sigla di chiusura è fatta sulle note strumentali di Bandiera Rossa, e quindi a tutti buon compleanno, Partito Comunista Italiano.